Benvenuti qui su Vadinievole News. Oggi parliamo d'arte con un'amica pittrice, con Deborah Di Bella. Ciao Deborah. Ciao a tutti, ciao. Senti Deborah, come nasce la Deborah Di Bella, pittrice e artista in genere? Allora, io frequento l'Istituto d'Arte nel lontano 1993, mi diplomo nel 1999-2000 circa. E da lì comincia il mio percorso. Comincia il tuo percorso e qui siamo accanto al tuo quadro. Eccolo qua. Cosa rappresenta questo quadro? C'è un motivo, vedo un palcoscenico. Esattamente. Allora, partendo dal fatto che comunque i miei dipinti nascono, cioè sono una sorta di prolungamento della passione che ho per il teatro, questo appunto è uno dei tanti dipinti che ho fatto ispirati al Al teatro. teatro, lo rinquadro un attimo. Eccolo qua, un palcoscenico con una rosa al centro. Questa rosa cosa sta a significare? Cosa è l'omaggio al pubblico, cioè L'omaggio al l'omaggio al pubblico. pubblico che appunto viene fatto attraverso le parole, l'ispirazione data dal contorno di questa atmosfera che ci circonda, tutto viene ispirato da tutto quello che ci sta intorno. Quindi attraverso le parole noi facciamo una sintesi con le parole, con la pittura in questo caso anche di questa ispirazione, di questa atmosfera rarefatta, e quindi facciamo l'omaggio attraverso le parole, attraverso la pittura Al a uno pubblico. spettatore, a un pubblico che qui è inesistente in questo caso, perché infatti ciò che non si vede è quello che si percepisce. Ho capito, ok. Ma non solo, questo è anche un modo per essere protagonisti del palcoscenico. Percepire quello che si può provare stando su un palcoscenico, sentire lo scricchiolio delle tavole consunte, l'odore del legno antico, le tende, l'odore del tessuto vellutato delle tende, e in questo caso infatti il dipinto si intitola L'attore inconsapevole. L'attore inconsapevole. Ce ne sono altri. Andiamo a curiosare. Camminiamo un attimo. Qui ne vedo uno tutto azzurro, un angelo. Allora, infatti appunto questo è ispirato da una percezione altra, e ciò che si sente, che si percepisce sono gli elementi della natura, per esempio. Noi non li vediamo, ma Ci sono. ci sono l'aria, la terra, il fuoco. Quella donna con la luna, è una luna, una terra, pianeta. È il Sì, nostro pianeta. è il nostro pianeta, possono essere altri pianeti, la luna, la luce. E quel cavalletto? Il cavalletto è l'arte. L'arte in L'arte. generale, l'arte che sostiene comunque l'arte in generale, musica, pittura, teatro, E quel qualsiasi quadro cosa. è di spalle, però. È ciò che verrà, Lo ciò lascio che sarà, immaginare lo a lascio noi. immaginare a voi, sì, Ho capito, è esatto. birbante la Deborah Di Bella. È anche un bel blu. Proseguiamo. Eccoci. E qui andiamo, 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 andiamo. Ah, questa è una fata. Questa è una metamorfosi. Una metamorfosi. In realtà questo è un autoritratto. Ah, quindi Sì. ti sei vista come. Divento personaggio dei miei quadri in qualche modo, calandomi propriamente nella parte, come si dice anche a teatro, appunto, diventando personaggio stesso dei quadri, dei miei dipinti. E quindi un prolungamento, una metamorfosi, infatti c'è questa sorta di fata. Che diventi, te diventi Esatto. questa fata. È una faccia comunque, una faccia che esce dal quadro. Chi è? Sono quelle percezioni, appunto, quelle percezioni che vengono sintetizzate in linee, in colore, e ciò che si sente ma non si vede. Ho capito. Allora, Deborah Di Bella. Grazie mille, buona pittura. Grazie mille, buon proseguimento e buona contemplazione. Grazie ragazzi, grazie Deborah, seguiteci Vadinievole News, canali social, Twitter, YouTube, Facebook.